Ragazzi, qui è 23 Santa e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi, signori, siamo qui finalmente tornati con l'episodio finale del Road to Scudetto, episodio numero 20 con il Venezia. Prima di iniziare, però, signori, io voglio dirvi una cosa importante, ovvero vi voglio dire grazie per come avete supportato questa serie. È andata veramente molto molto bene. Video anche molto lunghi di 35-40 minuti che voi avete visto dall'inizio fino alla fine. Quindi vi ringrazio veramente tanto per tutto il supporto che avete dato a me e a tutti i ragazzi, appunto, che mi hanno aiutato a fare questa carriera. Perché vi ricordo, ragazzi, che noi tutte quante le carriere le facciamo in live, e quindi un abbraccio a tutte le persone che mi hanno aiutato. Altra cosa molto molto importante, perché nei commenti io vi leggo: Giuse, ma una volta finita questa carriera che cosa farai? Ho in mente, signori, un nuovo progettino. Devo però prendermi 2-3 giorni per capire bene quando iniziarlo, e soprattutto devo capire bene se rifare gli episodi con la Roma, con il Milan e con un'altra squadra, non mi ricordo bene. Infatti qui dallo schermo apparirà la classifica aggiornata. Potete vedere che purtroppo non siamo riusciti a concludere tutte quante le carriere per degli esoneri anche abbastanza strani. Qualcuno di voi nei commenti mi ha detto: Giuse, rifai quegli episodi. Non lo so, ragazzi, vediamo. Potrei rifarli magari più avanti, perché adesso voglio staccarmi un attimo da questo rotto scudetto che sta durando già da diversi giorni sul canale. Il canale è pieno zeppo di questa serie, e quindi voglio dare un bel taglionetto portando un'altra cosa. Vediamo, ci penserò. Lasciatemi 2-3 giorni per riflettere, e ovviamente sono qui disponibile per tutti quanti i consigli. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ovviamente, prima di iniziare, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace per continuare a supportare questa serie. È l'ultimo video, signori, e non potete non lasciarlo al 20esimo. Detto questo, non perdiamo tempo e iniziamo subito a lavorare su questa squadra, perché le cose da fare sono veramente, veramente, veramente tante. Non lo so, vi dico solo che Molinaro è il giocatore più forte della squadra. No, non è vero. Però, se c'è Molinaro titolare che si è messo DC, fa l'upgrade, vuol dire che siamo messi veramente molto molto male. Comunque, questa qui è la squadra. Vi ricordo che non possiamo cambiare modo, non possiamo prendere svincolati. Bisogna prendere il pischero della primavera e metterlo in campo. Ci sono giocatori interessanti come Busio, molto molto importante. Ampadu, che purtroppo non può giocare centrocampista centrale. Bisogna vedere quanto tempo ci mette per giocare in quella posizione. Potrebbe anche fare il difensore centrale, vediamo un po'. C'è lui, molto molto interessante, 72. Aramu, che è un COC e non cambiando modulo bisogna cambiare la sua posizione. Caldara, e i giocatori ci sono. La squadra non è che fa schifo. Cioè, fa schifo, però non tanto schifo. Cioè, fa un poco schifo. E quindi già questa è una buona notizia. Per quanto riguarda il budget, 4 milioni. E il tizio della primavera non c'è. Purtroppo, signori, quando sto registrando questo video non vanno i server dell'EA, quindi io non posso collegarmi. E il giovane, a quanto pare, me lo danno solo se sono collegato. Come potete vedere, se provo a collegarmi a internet non mi fa... Oddio, andata! Andata! Allora, ragazzi, fermi tutti, tenete buono quello che è successo prima, tutto quanto l'intro. Devo iniziare tutta quanta la carriera, quindi devo mettere un'altra volta il mister, eccetera. Però tenete buono quello che ho detto all'inizio, ok? Ci vediamo tra 3 secondi. Eccolo qui, signori, c'è, eccolo qui il giovane della primavera. Non sarebbe stato corretto nei confronti del Venezia iniziare questa carriera senza il giovane della primavera. Anche perché, signori, in questa squadra il pischello è praticamente il più forte di tutti. Quindi siamo stati fortunati, perché prima di iniziare la carriera non funzionava. Però non credevo fosse necessario il collegamento ai server per avere il giovane della primavera. Però a quanto pare sì. Siamo stati fortunati, perché fino a poco tempo fa non funzionava niente, invece proprio adesso è iniziato a funzionare. Quindi ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Prendiamo il nostro giovane della primavera e vediamo un po' dove fa l'upgrade. Ovviamente qui devo rimettere a posto tutti quanti i ruoli, perché prima già avevo sistemato un po'. Però non vi preoccupate, che poi faccio tutto quanto io. Conti, si è messo centrocampista, fa meno 4. Si è messo punta, fa meno 3. Però si è messo esterno, fa l'upgrade in più 3. Molto bene, quindi Conti è un esterno destro. Per adesso infiliamolo lì e poi vediamo un po' dove metterlo. A questo punto, comunque, signori, non ci resta che vendere tutti quanti i giocatori da vendere e confermare tutti i giocatori. Ne trovate un po' da confermare. Allora, Romero, signori, è un 78. Ha 34.000 anni, però secondo me un 78 al primo anno, per come siamo messi noi, secondo me è un lusso. Quindi io provo a bloccarlo, anche perché secondo me non vale niente. Quanto vale sto pesce? 2 milioni. Per me non vale nulla, e quindi lo possiamo tenere. Nani si è messo a S, fa l'upgrade, o comunque lo può fare la S. Vediamo un po'. Sì, può fare la S. E anche Nani, signori, potrebbe essere un ottimo giocatore, perché è un 78. Caldara è in prestito, e Caldara
Caldara potrebbe essere riscattato. Non lo so, ha 27 anni, vediamo. Questo qui è in prestito anche lui ed è un 78. Ci sono, ragazzi, tanti giocatori che sono più o meno, cioè non sono né forti né scarsi, nel senso 75-74, però hanno già 26 e 28 anni. Vediamo se Aramu può cambiare posizione. Lui però è un 72. Secondo me, ragazzi, è troppo scarso. Cioè potrebbe diventare una D, una S, però ci mette 12 settimane. Siamo già coperti in quella posizione, quindi possiamo cacciarlo via. Signori, io provo a mettere sul mercato tutti i giocatori che hanno più di 24-25 anni, anche perché l'overall è molto 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 basso. Trasformiamo questo Alex, che se messo difensore centrale dovrebbe fare l'upgrade, quindi vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Busio ovviamente viene bloccato. E poi, raga, dal 70 in giù io direi di vendere tutti. Gente a parte Conti ovviamente, gente molto 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 interessante. Mettiamoli tutti quanti sul mercato. Non li venderemo mai tutti quanti, ok? È impossibile ricevere 70 offerte. Però noi comunque vendiamoli e vediamo quello che riusciamo a fare. Poi tireremo le somme con i giocatori che sono rimasti. Bisogna, ragazzi, guardare però una cosa. Ampadu è in prestito e può diventare un difensore centrale. Ci mette 8 settimane per diventare un difensore centrale. Potrebbe diventare anche un centrocampista, però ci mette molto di più. Ampadu non è male, Ampadu a 20 anni, un 70, potrebbe essere tranquillamente riscattato. Vediamo, ragazzi, vediamo un po'. Vediamo come va, perché devo capire bene che cosa ci conviene fare. In difesa per il primo anno possiamo tranquillamente tenere Caldara, che non voglio riscattare. Abbiamo già Ups, anzi no, scusatemi, abbiamo lui che fa l'upgrade, diventa un 74, quindi Ampadu potrebbe andare a quel paese, magari, non lo so. Vediamo, ragazzi, vediamo un po'. Tutto dipenderà dal budget che avremo a disposizione. Per adesso il budget è molto molto basso. Avanziamo, aspettiamo le offerte e poi tiriamo le somme tra 4 settimane. Dopo una settimana sono arrivate due offerte. Scambio Aramu. Ma porca bella vacca. Allora, lui si accetta subito, 3 milioni e 6 e se ne va a Leeds. Per quanto riguarda Aramu, si tratta perché voglio solo cash. Ho bisogno, ragazzi, di denari per fare quel calcio mercato. Aramu non vale praticamente niente. Proviamo a chiedere 3 milioni e 2 e 3. Vogliono darmi Bloom? Assolutamente no. Rimuoviamo. Proviamo a chiedere 2 milioni e 9. Vediamo un po' cosa ci dicono. Affare fatto. Molto bene. Altra offerta, Lezzerini, 1 milione e 8. Se ne va al Braga. Siamo un po' con le pezze, perché sono passati 14 giorni e siamo riusciti a vendere solo 3 giocatori di 71 mesi sul mercato. Continuano, signori, le offerte. 2 milioni e 7 per questo pesce qui e 1 milione e 9 per quest'altro puparuolo. Il budget sale, anche perché, signori, abbiamo tantissimi soldi nel budget degli stipendi, quindi più o meno abbiamo circa 18 milioni da spendere. Ok, io direi di avanzare un'altra settimanella, forse anche due, e poi iniziare a fare calciomercato. Non so perché, ma non abbiamo la Coppa Italia. Di solito non c'è il primo turno di Coppa, no? Ad agosto, no? Vabbè, chi se ne frega. Avanziamo e continuiamo con le nostre cessioni. Prima di iniziare con il calciomercato, facciamo i cambi ruolo, perché Conti diventa un 72, molto molto bene. Gli mettiamo anche il piano di crescita più adeguato alle sue caratteristiche. Molinaro diventa un difensore centrale, perché addirittura fa l'upgrade, diventa un 68, incredibile. Primo panchinaro, ragazzi, Molinaro. Politano, stavo dicendo, non so perché. Nani diventa una S, fa l'upgrade, diventa un 78. E quindi praticamente possiamo forse già avere l'attacco titolare, perché potremmo giocare così: 2,78 e un 72. Sinceramente non è male. Non so per quale motivo, ma Cugino ha meno 4, eppure sta giocando lì, nella sua zona. Poca lucidità, però lui, signori, va ovviamente confermato. Bisogna cambiare di sicuro il terzino destro. Di sicuro bisogna prendere un altro centrocampista centrale. E poi vediamo quello che riusciamo a fare, perché più o meno l'overall è quello lì di tutti. E quindi chi cambiamo? Un 74? Un 75 perché Caldara è in prestito? Un terzino sinistro? Non lo so. Individuato il centrocampista centrale, Marcos Antonio dello Shakhtar Donetsk, 21 anni, brasiliano, giocatore veramente molto 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 importante, molto veloce, che però non possiamo prendere perché è troppo importante per il club. L'alternativa, signori, potrebbe essere Santiago Simón del River. È un esterno destro, però potrebbe anche fare il centrocampista centrale. Quanto tempo ci mette per diventare un centrocampista centrale?
Non lo so, spero poco. Rischiamo? Rischiamo. Non paghiamo la clausola e trattiamo con il River. Proviamo ragazzi ad offrire la bellezza di 7 milioni. Cosa ci dicono? Az! Ci stanno addirittura... cioè, hanno addirittura detto no. Talmente che tanto che cosa sto pesce? L'alternativa, signori, potrebbe essere Moder del Brighton. Vediamo un po'. Costicchia, signori, Costicchia abbastanza. Offro 10 zeppole. Vediamo che cosa ci dicono. Che vogliono anche la clausola sulla rivendita. Va bene così, ragazzi. Mamma mia. 40 minuti per fare il primo acquisto. Ruolo cruciale, 5 anni di contratto, niente clausola rescissoria e 24.000 di stipendio. Contrattino fatto. Allora, io non cambierei tanto al primo anno. Adesso vi faccio vedere perché. Cugino viene confermato, come ho detto prima. Il nostro Moder è un 74. Potremmo cambiare il terzino destro e poi potremmo anche rimanere così. Alla fine la squadra non è malvagia. E poi molti sono giovani e crescono. E molti sono in prestito e molti sono vecchi come Nani, che verrà cambiato ovviamente l'anno prossimo. Però per il primo anno va bene. Stessa cosa per Caldara. Fiondiamoci sul terzino. Individuato il giocatore da acquistare, Wanderson del Monaco, brasiliano, terzino destro, 20 anni. Proviamo, signori, con un'offerta di 9 zeppole. Cosa ci dicono? 10 e 9, affare fatto, va bene ragazzi, va bene, non litighiamo per pochi spiccioli. Voglio finire subito la squadra, voglio andare di fretta. Non so per quale motivo, però ho voglia di vincere il campionato con il Venezia. Ruolo turnover? No, ruolo cruciale. Anche lui dovrebbe essere un 74 se non erro, quindi grande colpo con un potenziale infinito. Confermo, signori, anche lui è un 74. A me la squadra sinceramente piace tanto. Vediamo se riusciamo ad accumulare altri soldi, perché in questo momento abbiamo solo 1 milione e con 1 milione facciamo poco. Avanziamo, vediamo se riusciamo a piazzare altri giocatori e nel caso ovviamente cambiare anche un altro tassello della formazione. Partita con la Juventus, perdiamo 4-2. Oh, però abbiamo fatto 2 gol a Ciumina, non è poco. Siamo arrivati, ragazzi, nelle ultime 10 ore di mercato. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualche altra cosa, però secondo me potremmo anche fermarci qui. Abbiamo 2 milioni e 88 e sono soldi che comunque poi dopo rientrano anche l'anno successivo, quindi se non li spendiamo non è che li perdiamo, poi si accumulano e quindi sono soldi che possiamo spendere poi l'anno prossimo. La squadra, come ho detto prima, mi piace, c'è solo questo piccolo dubbio di Cugino che però piano piano sta comunque acquisendo lucidità. Io direi di controllare i piani di crescita, controllare eventuali clausole e possiamo anche simulare il primo anno. Abbiamo fatto veramente le cose in fretta, però sono soddisfatto. Abbiamo fatto, signori, ci siamo, tutti i giocatori rinnovati, tutti i contratti rinnovati, piani di crescita inseriti, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, siamo stati veramente velocissimi, però come ho detto 3 secondi fa, lo ripeto, sono soddisfatto al 100%. Non ci resta che avanzare, preghiamo, speriamo di non essere esonerati, l'obiettivo di sicuro non è quello di vincere il campionato al primo anno, però cerchiamo di arrivare comunque non tra le ultime 3. Andiamo! Siamo arrivati, ragazzi, alla fine della stagione, 28 maggio 2022. Allora, cosa vi posso dire? Vi posso dire che è una squadra pazza, è una squadra pazza capace di battere l'Inter, abbiamo battuto l'Inter 1-0, abbiamo fatto delle bellissime vittorie, eccola lì, con l'Inter 1-0, poi abbiamo perso 5-1 in Coppa Italia col Parma, 4-0 con il Milan, abbiamo però battuto anche la Roma 2-1, però abbiamo perso con la Fiorentina 5-0, una squadra no sense, però siamo arrivati 15esimi e direi, signori, che è comunque un buon risultato, perché cioè 15esimo posto, metà classifica, obiettivo praticamente raggiunto. Ma come no? Termina metà classifica. E cos'è 15esimo posto? Non è metà classifica, scusami, forse 14 era metà classifica, 15 è bassa classifica, porca di quella miseria. Vabbè, comunque l'overall è buono, il punteggio fiducia è buono, volevo dire 81, siamo in linea e quindi sono contento. Per quanto riguarda invece la squadra, purtroppo Nani è decresciuto, Cugino è riuscito a trovare la lucidità giusta, Moder è un 78, Busio ha fatto più 2, Caldara 75 tornerà, andrà via, Romero 77 e Wanderson 77 con Conti già 76. Molto molto bene. Guardiamo per curiosità anche le statistiche, perché abbiamo... Madonna, che schifo, nessuno ha segnato. Che schifo, ragazzi. Madonna, 9-1 per sto pesce qua, che tra l'altro è pure in prestito, quindi l'anno prossimo bisogna anche prendere l'attaccante. Porca miseria. Vabbè, comunque 7-3, 6-3 per Moder. Mamma mia, che schifo, ragazzi. Che schifo davvero. Anche se in panchina abbiamo Sigurdsson, che era un AT, io però l'ho trasformato e l'ho fatto diventare AS, così da avere una riserva di Nani. Però è cresciuto tanto e quindi potrebbe essere schierato lì, così poi tutti i soldi che abbiamo, che saranno pochi, saranno poi utilizzati per cambiare la punta e per cambiare Caldara. Quindi mi sa che
sì, facciamo così. L'anno prossimo tutto diviso tra difensore centrale e prima punta, e poi il resto viene confermato. Va bene ragazzi, va bene. Non ci resta a questo punto che avanzare. Ci vediamo alla fine, ci vediamo all'inizio della stagione. Guardiamo il budget e capiamo su chi puntare. Siamo arrivati ragazzi al secondo anno della stagione, 1° luglio 2022. Questa qui è la squadra e questo qui è il budget che abbiamo, 16 milioni e 18. Allora, purtroppo ragazzi mi sono reso conto che la panchina è, non c'è, praticamente non esiste. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo migliorare la formazione titolare e per forza bisogna prendere un difensore centrale, ma soprattutto bisogna pensare anche alla panchina. Sì, è vero che non abbiamo la tripla competizione, però almeno due gatti in panchina dobbiamo averli, porca miseria. E soprattutto gente che si regge in piedi, cosa che evidentemente questi giocatori non riescono a fare. Quindi potremmo giocare con Henry prima punta, perché alla fine è un 75 e ci sta. Potremmo giocare con Sigurdsson a sinistra, perché è un 74 e Nani purtroppo sta con le pezze. E a livello di titolari potremmo cambiare solo il difensore centrale. Individuato il difensore centrale, Popov l'impostore. Chi si ricorda ragazzi di Popov l'impostore? Giocatore che già abbiamo avuto in una nostra carriera, però giocatore che non ho mai preso in nessun episodio del Road to Champions, quindi prendiamolo adesso. Non sappiamo assolutamente niente. Vediamo però se accettano come contropartita il nostro Nani, che vale 3,5 milioni. Vediamo un po', dovrebbero però così dirci il valore. Vediamo. Porca vacca, porca di quella vacca. Popov l'impostore is a very very important player. 14 milioni di miliardi, vediamo. 18 zeppole. Allora, cerchiamo di calmarci un attimo, signori, stiamo calmi perché qua gli animi si stanno agitando. 16 puparuoli, 18, ma stanno aumentando? Siamo caduti nell'inganno della cadrega per caso, ragazzi? Mi sa che sono caduto nell'inganno. Vediamo, 17 spaccati. Hanno accettato, porca di quella miseria. Abbiamo speso tutto il budget per prendere Popov l'impostore. Ruolo cruciale, 5 anni di contratto, niente clausola rescissoria e 15.000 più bonus su, vabbè, d'ingaggio e sulle presenze. Va bene così, va bene così, va bene così. L'abbiamo preso. Ora sono curioso di vedere l'overall. Cioè, questo qui è un 99, Cioè, porca miseria, quanto è forte questo? Dove sta? È un 75. Eccolo qui. Grande acquisto, ragazzi. Grande acquisto. Questo qui cresce pure come un dinosauro. Ci sta, ci sta. Sono contento. Allora, bisogna sistemare un po' la panchina, come stavo dicendo prima. Però abbiamo ancora il torneo amichevole, che potrebbe appunto darci qualcosina. Quindi non ci resta che avanzare. Aspettiamo i soldi, sperando di fare delle belle partite, e poi fiondiamoci sul miglioramento della squadra delle riserve. Bruttissime notizie! Busio ha chiesto la cessione. Ma come ti permetti? Ma come osi venire da me e chiedere la cessione? Allora, quanti anni ha di contratto? Ancora due anni, Busio. Potremmo rischiare, ragazzi. Potremmo rischiare e tenerlo. Non posso rinnovare il suo contratto. Ragazzi, Busio era il giocatore da tenere. Fortunatamente abbiamo ancora il nostro cugino qua, molto molto interessante, che gioca attualmente nel Venezia. Quindi a livello di regolamento siamo ancora dentro. Però Busio è scontento. No ragazzi, allora io non posso vendere Busio. Cioè, in questo momento non posso vendere Busio. Quindi magari l'anno prossimo rischiamo di perderlo a zero, o comunque tra due anni lo perderemo a zero. Non mi interessa ragazzi, in questo momento non posso permettermi di perdere Busio. Devo anche rinnovare un po' di contratti scadenza. A questo punto signori, per allungare un po' la rosa, dobbiamo prendere dei giocatori in prestito. Abbiamo bisogno di una D. Rogers può giocare anche a destra, comunque ci mette 2 settimane. Una punta, Fofana. Un centrocampista centrale, Galà Larza, e un terzino destro. Ne ho messi 2 e vediamo un po' quello che riusciamo a prendere. Accettano il prestito? No! Perfetto, quindi il primo se n'è andato. Fofana, accetta il prestito? No! E va a cagare. Centrocampista centrale, accetta il prestito? No! E va a cagare. Terzino destro, accetta il prestito? Sì! Madonna, 8 ore per cercare sti giocatori e poi mi dicono tutti di no. Ma vado a cagare allora, scusatemi, per cortesia. Qua stiamo lavorando, non si può lavorare in queste condizioni. Io sto facendo un lavoro anche abbastanza serio. Preso comunque signori Tobias dello Shakhtar, speriamo che trovi l'accordo, così almeno uno riusciamo a prenderlo. E a questo punto salta l'altro terzino, anzi teniamolo qui, se lui rifiuta andiamo su quest'altro che gioca al Valladolid, quindi forse potrebbe accettare. Come alternativa all'attaccante ragazzi possiamo prendere Satriano dell'Inter. Vediamo un po', prestito annuale con, mamma mia, guadagna tantissimo sto provolone, e con un riscatto fissato a 4,8. Riscatto ragazzi che ovviamente noi non faremo il riscatto, ecco, ce l'ho fatta a dirlo, perché i soldi purtroppo non li abbiamo.
Per quanto riguarda invece il centrocampista centrale, ragazzi, andiamo su questo pischilino della Roma, 2 anni, ok, forse lui potrebbe essere riscattato, perché hanno accettato addirittura i 2 anni. Per quanto riguarda il riscatto potremmo stare intorno ai 3 milioni, vediamo un po' che cosa ci dicono, più clatro dell'1%, porca miseria, va benissimo, accettiamo. Per quanto riguarda invece l'esterno destro, andiamo su Sule con uno stipendio molto molto importante, con un riscatto fissato a 3,7, molto 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 bene. Allora, a questo punto non ci resta che avanzare, 4 giocatori da prendere in prestito, io secondo me neanche uno dirà di sì, con la nostra fortuna ragazzi neanche uno dirà di sì. Avanziamo di 3 giorni, 4 giorni, vediamo quello che succede. Preso, preso, preso. L'unico che ha rifiutato è Sule, l'unico. Ok, va bene, dai, comunque 3 sono arrivati. Busio nel frattempo non si vende, ragazzi, già ve l'ho detto prima. Blocchiamo tutti quanti, quindi ci manca solo l'esterno. A questo punto, allora, andiamo su un altro pischellino della Roma. Tanto, ragazzi, sono giocatori che non potremmo mai riscattare. I soldi non li abbiamo e l'anno prossimo non possiamo utilizzare tutti i soldi per riscattare i giocatori che abbiamo preso in prestito. Quindi fissiamo un riscatto così a caso. No, il bug, no, il bug, no, il bug, porca miseria, il bug della cadrega. 3,7, va, vediamo un po' cosa ci dicono. 4,5, va bene così, accettiamo. In teoria, se ha accettato quell'altro pischello della Roma, dovrebbe accettare anche lui, in teoria. Benissimo, signori, ha accettato il prestito e quindi abbiamo finalmente una panchina degna di questa squadra. Un 71, un 68, un 72, un 68. Bella, bella squadra, raga, sono contento. Bella formazione, peccato solo per Busio che è scontento e non so come fare, ragazzi. Non possiamo sacrificarlo in questo momento, non possiamo. Controllo comunque i piani di crescita e poi simuliamo insieme la seconda stagione. Tutto pronto, ragazzi, ho controllato ogni cosa, abbiamo messo anche la fascia di da capitano a Busio, speriamo bene. Io ho controllato tutto e non ci resta che andare avanti. Io mi fermerò un attimo per cambiare alcuni ruoli, perché abbiamo molti CDC che stanno diventando centrocampisti centrali, che serviranno poi per fare il vice o comunque le riserve dei nostri centrocampisti titolari. Comunque, una cosa che farò off video, noi ci vediamo direttamente alla fine della stagione. Cosa riusciremo a fare? Non lo so, speriamo di non essere esonerati. Questo è l'obiettivo. Siamo arrivati, ragazzi, alla fine della stagione e purtroppo ci sono delle brutte notizie. Mi sono fermato per cambiare diversi ruoli, come vi stavo dicendo prima, e Busio è molto scontento. Guardiamo comunque la classifica, perché siamo arrivati 13esimi con 42 punti, quindi più o meno, ragazzi, siamo a metà classifica e ci può anche stare. Infatti l'obiettivo è stato raggiunto. Per quanto riguarda Busio invece, attenzione, Busio sta acquisendo un po' di lucidità. Anche Nani è molto ma se lo fai cagare, hai 70, ma cosa vuoi, porca miseria? Vabbè, ha il contratto in scadenza, quindi in teoria va via. Però vediamo se Busio ha cambiato idea. No, ragazzi, Busio vuole andare via. Allora, potremmo l'anno prossimo fare una piccola cosa: vendere Busio e poi ricomprarlo subito. Nani invece passerà. Fai cagare, va, fai cagare, così te ne vai. Molto scontento, fai schifo, porca miseria. Comunque, la squadra è cresciuta. Anche Romero è calato. Mamma mia, ragazzi, ci serve pure il portiere. Ci serve, non ci serve solo il centrocampista centrale. Mamma mia, siamo un po' con le pezze, eh. Siamo un bel po' con le pezze. Anche perché tutti i giocatori che abbiamo preso in prestito poi torneranno nella loro squadra e di conseguenza avremo poi bisogno di prendere altri panchinari. Siamo un po' con le pezze, ragazzi, siamo un po' con le pezze, siamo un bel po' con le pezze. Guardiamo un attimo le statistiche, giusto così per curiosità, perché Henry ha fatto 21 reti, molto bene. Questa è una piccola conferma, ragazzi. Anche l'anno prossimo giocheremo con Henry. Madonna, ne ha fatti 19 in Serie A, capocannoniere quasi. Anche Sigurdsson molto molto bene, con tanti assist. Vediamo un po' il nostro Henry. Il nostro Henry il quinto, quota 19, Immobile 27. Va bene, ci sta, ragazzi, ci sta. Avanziamo e in base al budget capiamo come muoverci, perché mi sa che Busio deve andare via e poi deve essere ricomprato. E abbiamo bisogno anche di un portiere forte. Vediamo quello che riusciamo a fare. Siamo arrivati, ragazzi, alla terza stagione. Budget di 19 milioni. Facciamo una cosa, ragazzi, facciamo una cosa. Vendiamo Busio. Vendiamo Busio e poi lo ricompriamo. Perché comunque Busio è un giocatore importante. È un giocatore che gioca attualmente nel Venezia. E quindi sarebbe bello concludere questa serie con Busio titolare. Quindi facciamo una cosa. Avanziamo. Aspettiamo delle offerte per Busio. Lo vendiamo e poi lo ricompriamo. Poi tutti i soldi li utilizziamo per prendere un portiere. Eccole qui, signori, le offerte per Busio. Purtroppo non possiamo chiedere tantissimi soldi perché ha il contratto in scadenza e non glielo posso rinnovare. Accettiamo 8,7 dal Betis e poi accettiamo anche 8,4 dal Nizza. Alla fine, signori, lo ricompriamo per quanti milioni? 12? Non lo so, 13? Non lo so, vediamo, dai, vediamo un po' quello che succede. Eccolo qui, signori, Busio venduto e ha il contratto scadenza. Come? Cioè, lui
è arrivato in scadenza il badge. Gli hanno fatto un guardo di un anno. Cioè, come è possibile questa cosa? Non paghiamo la clausola, assolutamente no. Vabbè, facciamo la plusvalenza qua. Aspetta, ragazzi, ma in che senso? 7 milioni! Ho guadagnato 1 milione! Sì! Ho guadagnato 1,4 milioni! Mamma mia! Mamma mia, ragazzi! Che affarone! Incredibile quello che siamo riusciti a fare! Ci abbiamo pure guadagnato noi! Pazzesco! Vabbè, a sto punto lo rimetto un altro lato sul mercato, poi se ne va e facciamo 1 milione a botta. Incredibile! Ruolo è... ci si rivede, Busio! Ruolo importante, 5 anni di contratto, niente classe rescissoria e stipendio di 16.000? Facciamo 17, va, perché te lo meriti l'aumento, porca miseria. Offerta equa, buono. Dopo 8 ore di analisi e studio, signori, ho scelto il portiere. Voglio prendere lui del Wolfsburg. Turco, clausola di 17,7 milioni, valore 12 milioni. Voglio prendere lui perché tutti quanti gli altri, sì, possono essere anche abbastanza più abbastanza forti, carini, eccetera. Però comunque questo giocatore non l'ho mai preso. Siamo ormai all'ultimo episodio e finché possiamo cerchiamo di variare. Potremmo pagare la clausola, però iniziamo la trattativa. Non abbiamo fretta, quindi possiamo riprovarci anche tra 7 giorni. Proviamo, ragazzi, a mettere come contropartita il nostro portiere che vale 1 milione. Beh, potrebbe restare per fare il secondo, accetta quello comunque da comprimario. Quindi facciamo così, non lo mettiamo che tanto fa cagare. E offriamo 12 milioni spaccati. Cosa ci dicono? 18,5. Sì, ma la clausola è di 17. Porca di quella miseria. Facciamo 16,5, vediamo, 17 spaccati, come la clausola rescissoria. E quindi va bene così, accettiamo. È come se avessimo pagato la clausola, però almeno ci abbiamo provato. Facciamo il contrattino e poi utilizziamo i soldi restanti per prendere qualcuno per la panchina. Questa volta abbiamo qualche spicciolo, quindi forse addirittura possiamo anche riscattare qualcuno. Vediamo. Potremmo, signori, con gli ultimi spiccioli riscattare Bove dalla Roma. 3 milioni e comunque, ragazzi, un riscatto che ci conviene fare perché lui sta crescendo e non vale più 3 milioni, vale molto di più. Accetta comunque anche il ruolo sporadico. È meglio prenderlo adesso perché poi dopo l'anno prossimo, ovviamente, torna alla Roma e poi bisogna pagarlo alla cifra quella vera. 13.000 di stipendio, abbiamo preso, signori, il centrocampista panchinaro. Per concludere la squadra, signori, dobbiamo prendere un paio di giocatori in prestito. Ne ho selezionati una caterva. Provo a prendere quelli che possiamo prendere e poi alla fine vi faccio vedere un po' cosa siamo riusciti a fare. Però vi metto qui un attimo con il turbantello e poi vi aggiorno tra 20 secondi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Stranamente tutti quanti hanno accettato il prestito. Molto molto bene. 5 giocatori presi in prestito. Qualcuno ha anche il diritto di riscatto. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Lui è molto molto forte, che viene dal Milan. 71, 69, 69, 66, 66. Ragazzi, giocatori comunque interessanti. Ho preso 2 AS perché uno dei due deve diventare una D. Purtroppo non c'era una D sulla lista dei prestiti, quindi ho preso 2 AS e quindi cambieremo poi il ruolo a uno dei due. Tutto pronto, ragazzi! Tutto pronto! Ho sistemato ogni cosa, mi fermo tra tot settimane per cambiare il ruolo al giocatore che avete visto prima. Noi però nel video ci vediamo alla fine della stagione. Terzo anno di carriera, che cosa riusciamo a fare? Non lo so. Avanziamo. Siamo arrivati, ragazzi, alla fine della stagione e comunque ho visto un leggero miglioramento. Vittoria con la Roma, vittoria col Sassuolo, con la Sampdoria, con lo Spezia, con la Salernitana. Secondo me siamo oltre la metà classifica. Secondo me siamo tipo settimi, sesti, ottavi. Di sicuro siamo in top 10. Vediamo se ho ragione. Sesti, sesti con 62 punti. Ok, piano piano, ragazzi, piano piano, piano piano si sale. Questa qui è la squadra con Henry che sta facendo molto bene, ma Madonna mia, Henry 79. Busio, un'altra volta scontento, Busio. Dai, oh, sorridi, porca miseria. Comunque, Popov 82, il portiere 81. Molto, molto bene. Lui è un 76, 82, 86. Ragazzi, la formazione inizia a essere forte, eh. A parte gli scherzi, ma, cioè, la formazione inizia a essere veramente interessante. Ci sta. Guardiamo un attimo le statistiche, così giusto per vedere chi ha contribuito di più. Continua a segnare una valanga di gol Henry. Ragazzi, io non lo cambio Henry. Cioè, finché mi fa 26 gol a campionato o a stagione, perché dovrei cambiarlo? Molto bene anche Conti, molto bene anche Fugino con 8-2. E Busio fa fatica, ragazzi, Busio. Ha giocato solo 32 partite, solo, tra virgolette, con un solo gol segnato. Busio continua a far fatica. Va bene comunque, ragazzi, ci siamo, ci siamo. E Henry verrà confermato anche l'anno prossimo. Non ci resta che avanzare, scoprire il budget e poi capire chi cambiare. Io di solito faccio un grande colpo all'anno, quindi utilizziamo tutto il budget, magari per cambiare il DC, visto che non sta crescendo. Vediamo.
Siamo arrivati, ragazzi, alla quarta stagione e abbiamo un budget altissimo, 58 milioni. Potremmo cambiare o il difensore centrale oppure il terzino sinistro, che prima non avevo notato, che ha 31 anni, invece il difensore centrale ne ha 28. Vediamo, raga, uno dei due ci saluterà. Però ne approfittiamo di questi soldi molto molto importanti per andare a riscattare tutti i giocatori che abbiamo preso in prestito, anche perché adesso abbiamo l'Europa e sarà fondamentale, signore, avere qualche pischello in panchina. Quindi mi metto qui con il turbantello e riscatto praticamente tutti quanti i giocatori. Più o meno i riscatti sono intorno al 2 milioni, 2 milioni e mezzo, 3. Sono 4 giocatori, quindi fate un po' i calcoli, spenderemo poco e quindi poi avremo i soldi per cambiare anche il TS o il DC. L'ultimo giocatore che abbiamo preso in prestito, non abbiamo messo la C, non abbiamo messo nessuna cifra per riscattarlo. Perché? Perché il Milan non voleva praticamente cederlo in prestito con diritto, ma solo in prestito secco. Però questo giocatore qua, ragazzi, è veramente molto molto forte. Ha ruolo sporadico, ha 20 anni ed è un 74, può giocare addirittura anche a sinistra e a destra. Io direi di contattare il Milan e di prenderlo, perché abbiamo bisogno comunque di un vice, di un vice Henry, ovviamente. Proviamo con 7 milioni spaccati. Cosa ci dice il Milan? Affare fatto, molto molto bene. Potevo forse offrire anche di meno, però vabbè, l'importante è aver preso un ottimo giocatore. Quindi 4 giocatori nel complesso comprati. Non ci resta a questo punto che investire tutto nel terzino sinistro o nel difensore centrale. Abbiamo, ragazzi, un budget di 43 milioni. Io il terzino sinistro l'ho individuato. Eccolo qui, Wijndal, che costa veramente veramente tanto. Lui sarebbe un colpaccio micidiale. Il problema è che non ho i soldi. Facciamo una cosa, mettiamo sul mercato Apps, che vale 7 milioni e mezzo. Forse riusciamo anche a venderlo intorno ai 10-12. Proviamoci. E soprattutto avanziamo, perché c'è il torneo amichevole e potremmo forse avere qualcosina anche da questo torneo. Non mi sembrano avversarie imbattibili, quindi potremmo tranquillamente forse anche passare il turno. 2-2 alla prima, ottimo. È arrivata un'offerta per Popov, offerta che verrà ovviamente brutalmente rifiutata. Non arrivano offerte e il budget è ancora di 43. Aspettiamo una settimana, vediamo insieme cosa facciamo. 3-1 con il Wolfsburg, devo vincere l'ultima e la perdiamo. Niente, niente aumento di budget. È arrivata però un'offerta per il nostro portiere, ovviamente bloccato. Blocchiamo anche Bove. E per quanto riguarda Apps posso chiedere 10 milioni. Trattiamo, lo vendiamo. E poi, ragazzi, io butto tutto su Wijndal, anche se è praticamente impossibile da prendere. Provo con 11 milioni, con 10 milioni e 5. Cosa ci dicono? Affare fatto. Apps venduto, buttiamo tutto su Wijndal. Ci proviamo, ragazzi, questo qui è un tentativo disperato. Però non ho niente da perdere, quindi provo ad offrire 42, anche leggermente sotto. Vediamo un po' cosa ci dicono. 61, non ce la faccio di pochissimo. Che peccato, raga, che peccato. Forse non dovevo riscattare l'attaccante. 61, cioè potevo anche prendere un attaccante più scarso. Facciamo 52, anche se guadagna abbastanza questo qui al Borussia, eh. Vediamo un po' cosa ci dicono. Niente. Mettiamo, ragazzi, come contropartita Tessman. Vediamo un po' se sono interessati. Tessman più 50 milioni. Ci provo, ragazzi, ci provo. Non sono interessati. Niente. Ultimo tentativo. Mettiamo Bove come contropartita e ne offro 50. Ultimo tentativo. Se lo rifiutano, allora cambieremo obiettivo. Cosa ci dicono? Niente. Termina. L'alternativa, signori, potrebbe essere Miranda, che vale 41, lui ne vale 44, quindi lui valendone 41 in teoria sono proprio quei 4-5 milioni che ci mancavano. Vediamo un po' se riusciamo a prenderlo, anche lui è molto molto interessante. Proviamo con 39 spaccati, margine di errore 14, 60, no come, di più di quello, mi dite? Ma è impossibile, 50 milioni, affare fatto, dai, chiuso, grande colpo Miranda, ragazzi, grande, grande, grande colpo, guadagna 53.000, devo ancora rinnovare i contratti scadenza, guarda lì che non riusciamo a rinnovare più nessuno, 5 anni di contratto, speriamo che me lo faccia lui lo stipendio, altrimenti siamo rovinati. Niente classe recessore, devo fare io lo stipendio, raga, io offro 40.000, anche perché devo rinnovare qualcuno. Cosa ci dice? Più il bonus, va bene, accettiamo. Tutto fatto, ragazzi, tutto fatto, ho rinnovato i contratti, ho controllato le clausole rescissorie, ci siamo tutti quanti messi bene. L'anno prossimo cambieremo o il difensore centrale oppure la S, dipende un po' dalla sua crescita.
crescita. Vediamo quello che riusciamo a fare. La squadra comunque mi piace, abbiamo anche una discreta panchina e quindi non ci resta che simulare tutto e tirare le somme a fine anno. Siamo alla quarta stagione. Che cosa facciamo? Non lo so. Chi vivrà vedrà. Ci vediamo alla fine. Siamo arrivati ragazzi alla fine della stagione. Allora, abbiamo fatto un bellissimo percorso in Europa League, bisogna essere sinceri, battendo anche la Roma addirittura, quindi ottimo percorso. Per quanto riguarda il campionato, raga, non siamo comunque da scudetto. Secondo me siamo da quinto posto, sesto posto, non lo so. Vediamo, siamo quinti con 65 di overall e 63 punti. A 3 punti dalla Champions e a 3 punti anche dal terzo posto. Ok, chi ha vinto lo scudetto? Il Napoli, il Milan, l'Inter. Vediamo, l'Inter con il Napoli ottavo e il Milan nono. Mamma mia, noi 63 punti. Ok, l'obiettivo è arrivare in Champions League. Purtroppo non ci siamo riusciti. Per quanto riguarda la squadra, è la S. Ma perché Busio non gioca? Porca di quella miseria, Busio, che problemi hai? Devi crescere. Comunque, Sigurdsson è cresciuto un po' e quindi merita la riconferma. L'anno prossimo investiamo tutto nel difensore centrale. Prenderemo un grande top player, uno che abbia anche 85-86, quindi uno veramente molto molto forte. Con Busio che è scontento. Ma che problemi ha Busio? Un'altra volta ha chiesto di essere ceduto. Vediamo, delega rinnovo. No, vuole più soldi sto pesce. Tiè, turnover 0 a turnover addirittura. Ma come turnover? Perché turnover? Chi c'è che gioca? C'è questo, ma questo è un 75. Perché mi gioca lui? Non lo so ragazzi, non lo so. Porca miseria, questo Busio ci sta dando solo delle preoccupazioni. Porca di quella vacca. Nel frattempo Henry ancora capocannoniere. E chi lo toglie più, raga? E chi lo toglie più? Morder 13-12, 13-7, 11-3, 7-4, 6-2-5-4. Buono ragazzi, buono. La squadra comunque c'è. Peccato per la mancata qualificazione alla Champions League. L'abbiamo praticamente buttata perdendo le ultime due partite. Non ci resta a questo punto che avanzare. Il quarto anno finisce qui. Ci vediamo all'inizio della prossima stagione e capiamo insieme chi comprare. Siamo arrivati signori al quinto anno. Budget molto molto importante, 71 milioni. Voglio cambiare il difensore centrale e guardate un po' chi abbiamo trovato. Pau Torres con il contratto in scadenza. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Non ce la facciamo in teoria, però possiamo mettere il nostro difensore centrale panchinaro che vale 9 milioni. Vediamo un po', ne chiedo poi, ne metto vicino anche 75. Oddio, tutto praticamente, non ce la faccio. No, non ce la faccio, porca miseria. Allora facciamo così, raga, termina trattativa. Vendiamo il nostro difensore centrale separatamente, perché messo così poi viene svalutato. Avanziamo perché c'è anche il turno amichevole e in teoria dovremmo riuscire poi a prenderlo. In teoria, sperando che non rinnovi il contratto con il Tottenham. È arrivata ragazzi l'offerta per il nostro terzino, per il nostro difensore centrale. Sono 11 milioni e 9 di massimo. Trattiamo e vediamo un po' che cosa ci dicono. 12,7, vediamo, 11,3. Accettiamo ragazzi, accettiamo gli 11,3. A questo punto bisogna sperare nel torneo amichevole. Purtroppo però noi abbiamo anche già perso la prima partita. Dai, vincete, porca miseria, se no mi prendo. Siamo riusciti comunque a vendere il difensore centrale, ma non siamo riusciti a fare soldi. Siamo praticamente nelle ultime 10 ore di mercato e tentiamo un'offerta pazza. 80 milioni. Cosa ci dicono? 89,5. Conte, mannaggia a te, mannaggia Conte, porca miseria. Dai, che siamo italiani entrambi. Dai, vieni in incontro, porca miseria, che sto con le pezze. Dai, 82. Cosa mi dicono? Oh, sta avendo l'inganno della cadrega. No, ragazzi, l'inganno della cadrega delle ultime ore di mercato. Non ci posso credere. Mettiamo Telmas. L'inganno della cadrega nelle ultime ore di mercato. Mi sa che siamo stati ingannati. 82, vediamo ragazzi, vediamo un po'. 90, siamo caduti nell'inganno della cadrega. Per l'ennesima volta ragazzi, per l'ennesima volta siamo stati colpiti e affondati così. Purtroppo ci posso fare poco. Facciamo un ultimo tentativo disperato. 84, niente. Terminiamo la trattativa. Sarebbe stato un colpo leggendario. L'alternativa ragazzi potrebbe essere Botman. Valore 52 milioni. Facciamo 55, margine di errore 28. Dovremmo prenderlo in teoria. 83,7. Appello di scimmia. Cerchiamo di risparmiare qualcosina perché devo ancora controllare i piani di crescita. Quindi facciamo 70. Devo controllare i piani di crescita e anche i contratti scadenza, ovviamente. Volevo dire 25% di clausola. 83. No, basta inganni della cadrega, Basta inganni della cadrega, per favore. Clausola del 25.000% più 75. Affare fatto, ragazzi. Vincenzo italiano ha detto sì. Quindi
quindi contrattino per Botman e poi abbiamo finito. Siamo arrivati ragazzi nelle ultime 10 ore di mercato e la squadra è completa. Ho controllato ogni cosa, il budget è praticamente inesistente, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Non ci resta che simulare, ci vediamo alla fine della stagione, alla fine del quinto anno. Che cosa riusciremo a fare? Non lo so, ormai dico la stessa frase ogni anno, forse è la frase che porta sfiga, non dico più niente. Ci vediamo alla fine. Siamo arrivati ragazzi alla fine della stagione, vittoria con il Cagliari, vittoria con la Salernitana, vittoria con lo Spezia, vittoria con il Milan, no, pareggio con il Milan e sconfitta in Europa League. Comunque in Europa League stiamo facendo degli ottimi percorsi. Per quanto riguarda invece il campionato, raga, secondo me abbiamo fatto un cammino da Champions. Non un cammino da primo posto, ma secondo me un cammino da Champions l'abbiamo fatto. Vediamo un po', secondi con 75 punti e il Milan a quota 82. Ok, ci sta ragazzi, ci sta, non era un cammino da scudetto. Busio fa fatica a crescere, Botman 85, la difesa è perfetta, Sigurdsson sta crescendo. E a questo punto ragazzi ci conviene cambiare Busio? Cioè se Busio non cresce mi ha chiesto anche il turnover, visto che Sigurdsson è un 81 e sta comunque facendo bene, Busio non cresce, potremmo cambiare Busio. Vediamo le statistiche. Henry ancora capocannoniere, madonna ragazzi che giocatore Henry. Sì, cambiamo Busio, dai raga, Busio è praticamente inutile, cioè ha fatto un gol l'anno scorso e un gol anche quest'anno, cioè praticamente Busio ci dà un gol a stagione, che schifo, porca miseria. Invece Sigurdsson ha fatto 14 reti anche quest'anno, quindi ottimo pischello. Anche Conte 22-8, ma il nostro capocannoniere è ancora Henry, mamma mia, incredibile. Allora ragazzi, l'anno prossimo tutto su un centrocampista centrale. Ok, ci sta, quinto anno finito, non ci resta che avanzare, ci vediamo al sesto. Prendiamo il centrocampista e poi simuliamo. Siamo arrivati ragazzi, siamo arrivati, budget di 104 milioni e devo cambiare il centrocampista centrale. Tattica stolopideca, strappiamo il centrocampista titolare del Milan, Enzo Fernandez, giocatore veramente molto molto interessante, 85 di overall, 25 anni, si può prendere dai 73 ai 102. Contattiamo subito il Milan, dovremmo farcela, anzi sicuramente riusciremo a prenderlo e poi con i soldi che restano riuniamo tutti quanti i giocatori che hanno il contratto in scadenza. 60 milioni, ne vogliono 91 e alla fine ce la facciamo quasi giusto, facciamo 80 milioni più clausola del 15.000%, cosa ci dicono? 91, vostra madre, quella grandissima figlia di una donna che lavora per strada, porca miseria. Accettiamo, trattiamo subito con Enzo Fernandez, ci prendiamo il pischellino e poi sistemiamo gli ultimi dettagli. Abbiamo fatto tutto signori, togliamo Busio che addirittura nel contratto loro turnover e mettiamo il nostro centrocampista. Dov'è? Me l'ha rubato, eccolo qui, 85. Perez è molto scontento, però ha già trovato un accordo con un'altra squadra, quindi non vi preoccupate che appena vado avanti di un giorno andrà via, quindi non c'è problema. E Busio poi diventa panchinare, quindi siamo coperti perché abbiamo comunque un centrocampista in più, anzi siamo pari a livello di centrocampisti per quanto riguarda la panchina. Avanziamo ragazzi, sesto anno di carriera, vediamo che cosa viene fuori. Adesso bisogna raccogliere, adesso bisogna vincere. Siamo arrivati ragazzi alla fine della simulata, purtroppo non abbiamo vinto niente, tante sconfitte soprattutto all'inizio della stagione, sconfitta con il Milan, 3 vittorie più a dicembre, tutte vittorie a novembre tranne pareggio con il Napoli, però abbiamo perso troppi punti ragazzi, anche una sconfitta con la Fiorentina, sconfitta con l'Atalanta, abbiamo perso troppi punti e ancora il Milan che ci ruba lo scudetto, secondo posto a quota 73 e il Milan è lì a quota 81, non è servito a niente rubare lo scudetto al Milan, cioè rubare il centrocampista al Milan. Per quanto riguarda la squadra, tutti quanti stanno crescendo, signori, tranne Cugino che è un 81, però vi ricordo che bisogna giocare con un giocatore del Venezia per tutta quanta la carriera. Abbiamo Cugino, abbiamo Henry, che però comunque sta facendo bene, 22 reti, è sempre il capocannoniere. Ragazzi, io a questo punto cambierei il centrocampista centrale, anche perché Cugino ha fatto 0 reti e 2 assist. Io ruberei un altro centrocampista al Milan. Vediamo quello che riusciamo a fare ragazzi. Avanziamo, il sesto anno si conclude qui, ci vediamo al settimo. Primo luglio 2027, obiettivo cambiare il nostro cugino di 81. Per quanto riguarda il budget, 129 milioni, ho individuato il centrocampista centrale, Tonali, che è troppo importante per il club, non possiamo prenderlo. Potremmo prendere però Nicolò Barella, che ha 30 anni ed è un 88. Raga, ormai siamo praticamente alla fine, anzi diamo un'occhiata anche ai classici, purtroppo si va sui classici, è vero. Bellingham è imprendibile. L'alternativa
alternativa potrebbe essere Pedri. Perché? Perché è il contratto in scadenza. Allora facciamo così, ragazzi. Partiamo da un'offerta base, ci voglio provare lo stesso, mettendo però come contropartita il nostro centrocampista che vale 27 milioni. Vediamo un po', non ce la facciamo, mal che vada potremmo anche venderlo a parte. Facciamo 150 milioni. No, no, non posso fare nulla. Che sto facendo? Non posso fare niente. Facciamo 120 più clausola del 25.000%. Vediamo. Non ce la facciamo di 6 milioni. Ok, è inutile trattare. Ci provo, però è praticamente inutile. No, raga, no, 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 no. Facciamo così. Termina trattativa. Allora, mettiamo sul mercato il nostro cugino. Vediamo se riusciamo a piazzarlo. E poi dopo offriamo tutto per Pedri. Sperando che nel frattempo non rinnovi il contratto. Ricevuto, ragazzi, un'offerta dal Napoli per il nostro cugino. Trattiamo perché possiamo chiedere 40 milioni. Quindi ci proviamo, ragazzi. 40 secchi. Cosa ci dice il Napoli? 31-1. Dai, ADL, oh. Non fare scherzi, ADL, 35, che siamo amici e te, ti difendo sempre. Bravo, 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 bravo. Venduto. Blocchiamo Enzo Fernandez. Abbiamo vinto anche il torneo amichevole e il nostro giocatore è stato venduto? Direi di sì. Abbiamo 141 milioni. No, ancora no. Ancora no, ragazzi. Però abbiamo ricevuto un'altra offerta. L'accetto. Sono 34, ci conviene accettare. Ah, questo vuole andare via. Non mi interessa, ragazzi. Ci serve per la panchina. Non mi interessa. Non è in scadenza, quindi non mi interessa. Venduto cugino. 172 milioni da investire per Pedri, che nel frattempo ha rinnovato il contratto. A questo punto allora ci conviene prendere Valverde. Purtroppo, ragazzi, i soldi questi sono e i giocatori questi sono. 100 milioni, 171. Valverde ha 29 anni, però è comunque un grandissimo upgrade, visto che cugino era un 81. 150, 171, facciamo 161 e basta. Vediamo, affare fatto, molto bene. Potremmo prendere anche Barella, ragazzi, però Barella ha 30 anni e uno in meno di overall, quindi è giusto, signori, puntare su Valverde. Valverde messo in campo, ho sistemato anche tutti i piani di crescita e tutti quanti i contratti, non abbiamo più soldi. Settimo anno di carriera, ci vediamo alla fine della stagione e preghiamo, ragazzi, incrociamo le dita, segno della croce e preghiamo. Signori, 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 finale di Champions League persa 5-2 con l'Atletico Madrid. Mamma mia, un cammino incredibile in Champions, ma in campionato, ragazzi, non lo so, ho visto tante sconfitte, ma soprattutto tanti pareggi. Non lo so, o siamo primi o siamo secondi, è questione di pochi punti. Vediamo. Non ci voglio credere. Non ci posso credere. No, 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 non è vero. Non è vero, raga. No, non può essere vero. Non può essere vero, ragazzi. No, 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 non voglio neanche vedere le statistiche. Non voglio neanche vedere le statistiche. Porca miseria, non voglio vedere niente. Non voglio vedere. Settimo anno buttato. Si va all'ottavo. Primo luglio 2028, signori, bisogna cambiare la punta. Henry che sta calando. Budget 178 milioni. Ho individuato l'attaccante e si chiama Filippo Haaland. Clausola rescissoria impagabile, ma possiamo mettere come contropartita il nostro attaccante Henry, che vale 44 zeppole, e vicino ne metto 150. Tutto quello che ho, 150 più l'attaccante. Cosa ci dicono? Che va bene. E se non vinciamo neanche sto schifo di scudetto con l'Haaland, io veramente, ragazzi, mi abbasso le mutande. Il video finisce qua. Ruolo cruciale. Niente clausola rescissoria e stipendio anche abbastanza basso per un giocatore come Haaland. Messo lì davanti. Siamo messi bene anche per quanto riguarda la panchina. Diamo un'occhiata ai contratti in scadenza e ai piani di crescita. Tutto fatto, ragazzi, tutto fatto, tutto pronto. Teniamo Sigurdsson. A questo punto Sigurdsson è l'unico sopravvissuto che resterà per tutta quanta la carriera ed è un 87. L'anno prossimo, in caso di non vittoria dello scudetto, cambieremo il nostro portiere che è solo un 85. Prenderemo, ragazzi, uno dei migliori portieri in circolazione. Signori, sono disperato. Ormai siamo a 70 minuti di video, però non ci arrendiamo. Ottavo anno di carriera, non ci resta che simulare, incrociare le dita, incrociare tutto e pregare. Siamo arrivati, ragazzi, alla fine del mese di maggio. Non voglio vedere niente. Fatemi vedere la classifica. Sì, 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 sì. Primo posto. Possiamo piangere insieme, ragazzi. Possiamo piangere tutti insieme. Primo posto con il Venezia. Mamma mia, questa qui è la squadra, ragazzi. Questa qui è la squadra. Guardiamo anche le statistiche, perché Valverde 29 gol. Ha fatto più gol Valverde che Haaland, porca miseria. Oh, Henry me ne faceva 21, Haaland 25. Allora tanto vale tenere Henry, no? Conti 17-19, 8-8 per Sigurdsson. Va bene così, ragazzi, basta. Io non ho più niente da dire. C'ho un mal di testa allucinante. Però siamo riusciti a finire tutto il video. 8 ore di registrazione, 40
77 ore di editing, 77 ore di renderizzazione, 7 anni di caricamento, 10 anni per fare la copertina, ma il video è stato completato. A questo punto non ci resta che mostrare qui nello schermo la classifica completa. Signori, abbiamo finito tutto. Ce l'abbiamo fatta, tutti gli spazi sono stati riempiti. Il Venezia ci ha messo 8 anni, ci ha messo tanto, però comunque ce l'ha fatta. Se tutto va bene, domani alle 14.30 inizierà una nuova serie sul canale. Volevo portare anche degli episodi extra con tutte quante le squadre che sul gioco si trovano nel resto del mondo, come ad esempio il Parma, il Monza, eccetera. E volevo anche rifare il Milan e la Roma. Però non lo so, vediamo. È praticamente un mese che sul canale facciamo solo il rotto scudetto e quindi volevo dare un piccolo taglio cercando appunto di portare qualcosa di diverso, una nuova carriera, una nuova serie, che poi vedrete di meglio domani alle 14.30. Non sono sicuro al 100% che esca domani, però io intanto vi anticipo e vi ricordo anche di seguirmi su Instagram perché vi dico tutto in anticipo. Detto questo, il video lo termino qui, non mi dilungo ancora perché è durato veramente veramente tanto. Grazie mille per averlo visto tutto, noi ci vediamo domani, qui da Zanetti è tutto, bella!